Radio Radicale, siamo con l'onorevole Antonio Baldelli di Fratelli d'Italia, che in qualità di responsabile legalità ha oggi tenuto una conferenza stampa a Montecitorio sul tema dell'usura. Allora, voi che cosa chiedete all'interno del provvedimento? Ricordo che lei non fa parte della Commissione Giustizia. Allora, quali modifiche chiedete alla normativa e quali sono le difficoltà in cui si dibatte chi ha necessità di non cadere nelle mani della criminalità organizzata? Sì, insieme oggi al collega Carolina Varchi abbiamo partecipato a questo convegno, dal quale è emersa una forte richiesta di un aggiornamento della normativa in materia di anti-racket e anti-usura per rendere questa normativa al passo dei tempi, al passo dei tempi della criminalità che si è purtroppo evoluta e modificata nelle condotte, ma anche per dare una risposta più efficace. Dalle associazioni anti-racket e anti-usura è arrivata una richiesta di sostenere anche dal punto di vista economico le vittime di usura. Di qui una particolare attenzione per l'attività anche degli istituti bancari che devono accompagnare e sostenere le vittime dell'usura. Allora, erano già inserite delle norme su questo all'interno del DDL sicurezza o chiedete di inserire dei nuovi articoli? Dalle associazioni sicuramente arriveranno delle richieste e delle modifiche circostanziate e troveranno la nostra attenzione. Allora, in particolare che cosa manca come sostegno e soprattutto cosa dovrebbero fare secondo lei le banche? Beh, sicuramente una volta che un imprenditore è segnalato, gli viene tolta la possibilità di continuare a svolgere la propria attività di impresa, perché spesso accade, anche per esperienza professionale, posso dire che spesso accade che la vittima dell'usura viene accompagnata in un primo momento in questo percorso di emancipazione dall'essere vittima, ma poi viene abbandonato e poi quando arrivano quelli che sono i pagamenti, quello che è la necessità di poter accedere al credito rimane solo. Senta, quanto si sta allargando questa piaga? E soprattutto allora lei viene dalle Marche, che è una regione dove ci sono tante piccole e medie imprese che in periodo di crisi si sono trovate in grossa difficoltà. Si sta allargando anche nella sua regione e soprattutto si può fare una mappatura chiara di quanto si sta estendendo questo fenomeno? Sicuramente le Marche sono una regione che comunque non è pienamente coinvolta dalla criminalità organizzata e quindi questa attività è più circoscritta. Poi ci sono territori come quelli che sono stati ospitati all'interno di questo convegno che hanno purtroppo una maggiore esperienza con questo tipo di condotta criminosa. Capito, parla delle regioni del sud. Anche le regioni del sud, ma ci sono anche le regioni del nord che sono ricche di imprese dove sicuramente c'è maggiore appetibilità per queste organizzazioni criminose. Lei ha criticato in queste ore Nicola Fradoianni nel corso del dibattito che c'è stato in queste ore sull'autonomia differenziata. Che cosa è successo? Ma ho criticato più che Nicola Fratoianni, esponenti del suo partito, che nelle mie Marche hanno attaccato le donne, senza fare distinzione tra donne di destra e di sinistra, ma questa distinzione è stata fatta, da un candidato alle elezioni comunali del capoluogo di provincia di Urbino. Questo candidato ha toccato con parole degne del Medioevo, le donne. Questo modo di fare non può trovare Cosa ha detto in accoglienza, particolare? che ha detto delle cose molto gravi, molto pesanti, ha Non le può detto ripetere. che non sono, sì, che sarebbe meglio anche per gli ascoltatori non ripetere, ma sicuramente queste condotte vanno condannate. Io mi aspetto da quelle colleghe che a volte si stracciano le vesti perché non sono utilizzati termini al femminile, di invece incidere veramente per cambiare una certa mentalità che vediamo, che possiamo constatare alberga anche all'interno dei loro partiti.
Bene, la ringrazio, grazie come sempre ad Antonio Baldelli che ci ha dato conto di questa iniziativa del Dipartimento Legalità di Fratelli d'Italia che guida sull'usura in vista dell'esame del DDL Sicurezza. Grazie. Grazie a voi per l'ospitalità, dalle Marche ho l'onore di guidare questo dipartimento.